Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video dei prodotti finiti nel mese precedente, quindi nel mese di luglio. Sono diversi, sono stata abbastanza brava questo luglio. Di solito in un mese ne riesco a smaltire pochi, invece questo mese è andato abbastanza bene. Come sempre giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che ho finito e quindi che vi sto per mostrare, dei prodotti che c'è già la recensione sul mio canale, sia giù nell'info box accanto al nome preciso del prodotto ci sarà il link che vi rimanda alla video recensione col minutaggio esatto, oppure sovraimpressione spunteranno le varie nuvolette che vi rimandano al video recensione del prodotto. Ok, iniziamo subito da un prodotto che non ho avuto il tempo di recensire ed è stato questo protezione solare della L'Oreal Sublime Sun, sensazione pelle nuda 50 IP alta, spray protettivo effetto invisibile ultra leggero, pelle come seta, spray nebulizzatore, applicazione rapida, protezione UV-UVB contro l'invecchiamento solare, non unge, non appiccica, resistente all'acqua. Allora, conforme alle raccomandazioni europee sui prodotti solari testato sotto controllo dermatologico. Vi leggo un po' le specifiche dietro al prodotto. Allora, spray protettivo, sensazione pelle nuda, protezione avanzata, sistema filtrante arricchito con Mexoril, non so cosa sia, XL per proteggere la pelle dai raggi UVA, UVB e vitamina E antiossidante per la protezione rinforzata della pelle. Risultato: una pelle protetta efficacemente e una piacevole sensazione di pelle nuda, non unge, non appiccica, resistente all'acqua. Allora, questo prodotto è da 200 ml, come ho detto è un 50 più, il prodotto va agitato, ora all'interno si sente subito la pallina, ma quando era pieno la pallina si sentiva quando il prodotto era pronto per essere nebulizzato. Ha un applicatore a per poterlo mettere su tutto il corpo. Allora, come protezione mi è piaciuta tantissimo, durante le prime esposizioni solari ho usato questo, non mi sono scottata, non ho avuto eritemi strani, ho avuto una pelle abbastanza protetta, non mi sono ustionata, comunque sono molto chiara, uso sempre per iniziare una 50+, di solito preferisco i cremoni perché ho la sensazione di protezione, però ho voluto provare, non mi sono trovata male sotto il punto di vista della protezione. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che questo erogatore non è direzionato bene, ma si espande così nell'are e io di solito la metto prima di andare a mare, quindi a casa, e ogni volta che l'ho messa ho sporcato praticamente tutto il pavimento e ho dovuto pulire tutto, ho dovuto lavare per terra prima di poter andare a mare perché era tutto unto e si rischiava gli scivoloni. Quindi una cosa che non mi è piaciuta. L'effetto di sensazione nuda c'è, non si sente nulla sul corpo, ha una pelle molto asciutta, lascia una pelle molto asciutta, anche idratata. L'effetto che dà sulla pelle, la sensazione è molto fresca, quindi quando la si spruzza è anche un po' rinfrescante, cosa piacevole quando si è sotto il sole. Aiuto, aspettate, stavo per scivolare a terra. Quindi non mi è piaciuto l'erogatore, però il prodotto in sé per sé è stato molto buono. Poi ho finito l'acqua termale della Roche-Posay, questa era l'acqua termale pelle sensibile, mi è piaciuta tantissimo. Io ormai sono affezionatissima alle acque termali, questa è una 30+, le uso come tonici, le uso come rinfrescante, fissatore trucco, post maschere, mi piacciono tantissimo le acque termali, mi sono proprio affezionata.
finito della camomilla Schultz il shampoo ravvivante ultra delicato senza SLES, SLE, parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio per capelli chiari. Da 250 ml, io questo tipo di shampoo lo uso da una vita, mi sono sempre trovata benissimo, ogni volta che ve lo mostro vi dico che adoro il profumo di camomilla che mi rilascia sia sui capelli che nella doccia, è buonissimo. Poi ho finito proprio di recente questo Clean Skin della Deborah, un gel detergente purificante, pelle normale in miste con acidi della frutta. È un bocciglione da 200 ml, mi è durato tanto, mi è piaciuto anche tanto, non è un prodotto che brucia gli occhi, lascia la pelle pulita ma non disidratata, è stato un buon prodotto, poi è molto leggero, è utilizzabile anche con le varie spazzoline elettriche perché non ha granuli, ha soltanto gli acidi della frutta che aiutano a esfoliare leggermente il viso. Poi ho finito della Laurella salviettine struccanti viso, occhi e labbra, tessuto a nido d'ape elasticizzato con effetto cutaneo massaggiante, rimuove anche il trucco waterproof, micella multivitaminica, antiradicali con provitamina B5, vitamina E per tutti i tipi di pelle, anche sensibile, anche per occhi sensibili, con estratto di camomilla, olio di mandorle dolci, olio di mandorle. Sono 20 salviettine all'interno, è un prodotto che uso così a rotazione, questo o altre salviette, di solito quelle della seta blu, mi trovo molto bene, hanno una buona colla resistente che non fa seccare le salviettine all'interno. Sono abbastanza grandi, abbastanza pregne di prodotto struccante. Io non le uso mai da sole, mi strucco completamente il viso con una salvietta di queste e poi dopo ovviamente lavo con un detergente a risciacquo qualsiasi. Finora è stato quello della Deborah, ora ne sto usando uno della Nivea, uno qualsiasi. Però queste della Laurella hanno un costo contenuto, sono, se non erro, un made in Italy. Scusate un attimo che controllo. Oddio. Dovrebbero essere un made in Italy. Vabbè, ora non lo riesco a vedere, sono anche senza lentine. Poi 20 centesimi per 60 salviette, e credo che sia un prezzo equo, e poi sono buone, mi piacciono tantissimo. Poi ho finito, l'avevo iniziato a usare l'anno scorso, questa crema protettiva del Revelebel DNA Sun Care SPF 50 UVB UVA, protezione molto alta, trattamento solare idratante, snellente, cellulite, resistente all'acqua. Io questo prodotto, anche se c'era scritto anticellulite, tutta questa anticellulite non l'ho vista, era molto leggero e mi è piaciuto usarlo più sul viso che sul corpo, perché ha questo effetto abbastanza leggero sul viso, ed era, l'ho usato anche sotto il trucco e non mi ha dato nessunissimo problema, quindi perfetto direi. Poi ho finito della Neutro Roberts il Derma Zero, 0 antitraspiranti, 0 alcol, 0 sal di alluminio, 0 parabeni, pelle sana e protetta, efficacia ipoallergenica, Deo Stick. E praticamente qua c'è tutta plastica, anche se è rimasto un pochino all'interno, ma non lo posso più utilizzare. Praticamente la plastica è più alta del prodotto all'interno, mi faccio lo scrub asciugare, non mi sembra il caso. Però aveva un buon profumo, è abbastanza resistente, anche se ha avuto delle difficoltà nei periodi caldissimi, non era molto efficace in questi momenti. Poi ho finito questo smalto della Collistar, smalto unghie perfette con rafforzatore. Questo era il numero 61 Mandarino Lacca da 10 ml. Il numero 61 mi è piaciuto tanto il colore, io l'ho utilizzato anche se è un bel arancione, mi piace utilizzarlo anche in inverno, in estate poi non ne parliamo proprio,
mi è durato tantissimo, aveva l'applicatore pennellino, quello piatto e largo, molto facile, asciugatura rapida, una sola passata e il colore era un bellissimo arancione. Veramente sono stata contenta di averlo acquistato. Hanno un prezzo effettivamente, però vanno più che bene, anzi. Scusate, stavo affogando da sola. Poi ho finito della L'Oreal Lattiva Hydra Fresh Gel Crema Super Idratante 50 ml. È la crema solare, il viso che ho usato fino a pochi giorni fa, ora ne sto usando un'altra, mi sono trovata bene, era bella fresca, bella idratante, buono, mi è piaciuta. Poi ho finito del Yves Rocher, il Sex Pulp, è un lucida labbra trasparente, è rimasto questo gocciolino qua sotto, ma ormai si è solidificato e non lo riesco più a prendere. Questa era la colorazione 08 Crystal, praticamente un trasparente stracolmo di glitter. Ho provato anche a metterlo nell'acqua calda per poter far sciogliere, cioè è rimasto del prodotto intorno alla parete, ma alla fine è rimasto questo goccino, non riesco più a finirlo. Però mi è durato tantissimo, mi è piaciuto sia da solo, sia sui rossetti, sia sulle matite, così da buttare in borsetta e riapplicare durante il corso della giornata. Poi ho finito del Jafra, il Beauty Dynamic, è stato il contorno occhi che più ho amato nell'ultimo periodo, un prodotto veramente straordinario, aveva anche l'SPF 15, un po' basso, ma sempre meglio di niente, è difficile trovare delle creme contorno occhi con SPF, era molto leggero, aiutava tantissimo il drenaggio e il far sparire un pochino le occhiaie, molto distendente, molto idratante. Sono rimasta entusiasta di questo prodotto, appena lo ritrovo lo ricompro perché mi è piaciuto tantissimo. Poi ho finito, allora questo era della Dr. Pia Richard, un Lifty Eclat Flash Instantan Radiance Lift, praticamente un gel con pagliuzze colorate all'interno. Questo l'ho usato per tante estate di seguito, da 20 ml, che io ho utilizzato il più delle volte quando il caldo era soffocante all'ennesima potenza, anche di sera, quindi non avevo nessunissima voglia di mettere nulla sul viso che non fosse qualcosa di super geloso, super rinfrescante, neanche la crema colorata fatta con un po' di fondotinta e un po' di crema idratante normale, non riuscivo neanche a sopportare quella. Allora mettevo questa, enfatizzava all'ennesima potenza quel sputacchiao di abbronzatura che avevo in volto, quindi bastava mettere pochi punti sul viso di questo gel, massaggiare, questi glitter si espandevano, riflettevano le luci notturne, quindi un po' giallognole, e poi i glitter erano marroncini beige, doratini, quindi comunque regalavano un bel effetto sul viso, enfatizzavano l'abbronzatura. Poi era fresco quando non riuscivo neanche a mettere la crema colorata, quindi pensate un po'. Vado a cestinare questa pinzetta della Wycon perché ormai non tira nulla, anzi non la butto, la utilizzerò per aiutarmi ad applicare le ciglia finte perché non voglio rovinare quella che sto utilizzando ora con la colla per ciglia finta, perché proprio si incollano, fa spessore dove sta la parte che serve per tirare e quindi rovina, quindi questa qua la conservo per aiutarmi ad applicare le ciglia finte. L'ultima cosa che ho finito è un piccolo campioncino di filo interdentale Cura Prox Classico Floss cerato, vabbè era da 5 metri. Ora sono rimasta senza filo interdentale, ora che ci penso, devo andarmelo a comprare perché sono il dentista, mi tira la testa. Ok, la scatola, la busta qua è vuota, i prodotti per finiti nel mese di luglio, il video finisce qua. Io
io vi mando, anzi no, spero che le recensioni che avete sentito, sia dei prodotti che non ho mai recensito che di quelli che avevo recensito, cliccando le varie icone, i vari link, vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Nulla, in gamba!